Ci siamo, eh. Insieme a Veronica Pisano e a Maurizio Castaldi è venuto anche il loro produttore. Sì, Giorgio Milia. Giorgio Milia. Com'è finalmente questa avventura di questo duo eccezionale? L'idea di prenderli è un po' particolare. Raccontaci. Allora, io ho conosciuto Veronica in una palestra di karate. Quindi tutti e due pratichiamo il karate, cinture nere tutti e due. Una sera è rientrata, aveva una registrazione, si era esibita penso a Nule. Va bene tutti, però è lì. E mi aveva chiesto un parere. Era un po' scettica per le sue cose, ha detto va benissimo, c'è la voce, l'intonazione. E da lì è iniziata un po', l'ho incoraggiata, e da lì è iniziata, oltre all'amicizia, sì, cantare in sardo. Gli ho detto guarda, ti conviene, perché lì era proprio questa insicurezza da cosa. Gli ho detto non ti devi preoccupare. Perché vorrei spiegare una cosa, perché i miei genitori non hanno mai parlato in sardo, ho sempre sentito parlare in sardo dai miei nonni. Mi hanno sempre proibito di parlare in sardo, ecco perché questo amore per la musica sarda è nata dopo, da grande, e quindi questa insicurezza poi l'ho confessata a Giorgio, e lui mi ha detto no, vai bene, lo parli bene. Quindi grande soddisfazione, quindi possiamo dire ne hanno fatta di strada, sono arrivati fino a... Ne hanno fatto tantissima, sì. Poi il discorso che conoscete bene, è arrivato Maurizio Castaldi, da chi ho detto qui bisogna dare una mano. Io faccio il geometra, sono un geometra libero professionista, però ho la passione per... All'incontrario di Veronica, a casa mia ho sempre ascoltato musica sarda. Da piccolo andavo anche con mio padre Scantadores nei paesi, nel quale si portava la sedia, stavamo lì. Dopodiché ho detto vabbè, è un'avventura che dà sempre delle soddisfazioni. Quindi ci sarà un secondo disco? Un terzo disco, sì. Un terzo disco adesso penso a fine anno. Ma hai altre esperienze? Hai altri iscritti nella tua etichetta oppure stai iniziando da loro? No, ho iniziato con loro. Per me è stata una nuova esperienza. Bellissima. Mi sta piacendo e penso di andare avanti. Ma indubbiamente sì. Bene. Giorgio, io ti ringrazio per questa partecipazione, quindi abbiamo avuto anche produttore discografico, in poche parole quello che poi paga e rischia, sì, diciamo così, almeno sì, inizialmente. Veronica, allora, lui ti ha convinto a cantare, ma io ho iniziato veramente a cantare a una certa età. Cantavi in italiano? Cantavi i brani di altri? Cover? Cosa cantavi? Da bambina? Avevi una band? No, parliamo già da quando hai iniziato a frequentare... Il piano bar, a 15 anni. A 15 anni, no, avevo le basi musicali e mi esibivo nei piano bar cantando musica straniera, pop, rock, italiano e... straniero, francese, inglese, un po' tutte le lingue, e anche un po' in sardo, le canzoni dei Tazenda, le basi che si trovavano, perché non cantavo con i musicisti. Tu hai preso parte, Giorgio, torniamo a te, hai preso parte alla scelta dei brani oppure te l'hanno presentato 20, 30, 40 e tu hai detto no? No, parlato, cioè ne abbiamo discusso, ma mi hanno fatto vedere un po' quella loro scelta e conoscendo Maurizio, conoscendo lei, mi sono divertito a ascoltarle, sentire un po', vedere la... Bene, continuiamo la nostra carrellata ancora musicale perché c'è ancora delle canzoni importanti da far sentire. Se Daniele è così gentile, ascoltiamo questa qua, Cenabar, com'è? Cenabar Santu, cioè? Venerdì Santo. È la descrizione di una delle tradizioni. È la descrizione del Venerdì Santo a Cagliari, che è una cosa particolare, molto suggestiva. Ok, vedete che...